Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, sempre grazie a Magic Corner, perché avete capito che tanto io non mi posso permettere niente, andiamo ad aprire il nuovo prodotto di Speed Duel. So che è mezzo invisibile, ma fatevene una ragione. Ma prima di tutto vi ricordo che se volete supportare questo canale, vi basta mettere mi piace e iscrivervi. Poi, se siete dei fan accaniti e che proprio mi volete bene, qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social, in più anche Twitch. Ve la butto lì, Se ci avete il Prime, cazzo, sfruttatelo lì. Così vi porto roba fresca. Inoltre, se volete convertire le vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon in denaro suonante quello bello, c'è Instagram, qua sotto in descrizione. Scrivetemi che tanto ritiro più o meno di tutto. Detto questo, andiamo all'opening, che ci sono un paio di cartine che vorrei tirar fuori per farvele vedere. All'interno di questo prodotto andremo a trovare un po' di mazzi, non so quanti, probabilmente quello di Bastion, quello di Fratelli Paradox, quello di Jaden e di Cyrus. In più dei rarity bump di alcune carte che stanno qua dentro. E se non sbaglio c'è Suijin, Sangue del Tuono e Senjin, mi sembra si chiami. Poi Drillroid, Bubbleman, Aerolive e il resto non me lo ricordo, quindi andiamo a vedere e speriamo di sbustare solo Aerolive e Bubbleman, perché sono quelle che mi interessano di più. Allora, se riuscissi a sbustarlo sarebbe cosa buona e giusta, ma sfortunatamente la vita non è così giusta con me a volte. Ci abbiamo lo spoiler di una carta. Che merda. In questo fantastico structure abbiamo il mazzo di Jaden e quello di Cyrus. Probabilmente non ci avevano sbatti di fare una confezione grande, ma i mazzi sono randomici. Poi andremo a vedere anche gli altri. Allora abbiamo Seacroid, Giroid, Steamroid, Drillroid, Uforoid, Segugio meccanico che non c'entra un cazzo. Poi Expressroid, Ambulanceroid, Submarineroid, Steelroid, Rescueroid, Betonieroid, Cambio arma, Esplosione dello scudo, Zona di connessione Vicroid, Turbine, questa carina, Supercarica, Garage del Meraviglie, Richiamo Emergeroid, Steamroid, Super Vicroid, Jumbo Drill, Rescueroid, Ambulanza, un'altra fusione. Ah, ok. Quindi abbiamo, come ho detto, 4 mazzi. Qua abbiamo lo Structure Deck dei Fratelli Paradox. Quindi abbiamo Guardiano del Cancello, Mura Labirintiche, Clown Stupido, Clown dei Sogni, Gira e Gumo, Demone Fantasma, Sangue del Tuono, Kazejin, Suijin, Statua di Pietra. Comunque le carte sono molto più lucide al tatto, mi fa strano. Clown Ryu Kishin, Kaiser Cavalluccio Marino, Rana Pescatrice, Prodigio del Turbine. Ci sono alcune carte che non ho mai visto. Poi abbiamo Scambio di Anime, Pioggia Meteore Fatate, Pupazzo d'Attributo, Doppia Evocazione, Giudizio di Anubis, Labirinto dell'Incubo e poi un po' di carte a caso di cui non conosco l'utilità. Poi nessun artwork nuovo, sono tutte carte stock, con immagini stock. E vabbè, qua diciamo non c'è nessuna reprint eccezionale. Andiamo allo structure di Jaden, che secondo me potrebbe contenere qualcosa di bellino. Allora, abbiamo Evian, Bustinatrix, Climen, Sparkman, Dea del Terzo Occhio, Curibalato, Catapultatore Oscuro, Bubbleman, Blade Edge. La cosa simpatica è, per chi ama gli eroi elementali, questo è il modo migliore per avere fondamentalmente tutte le carte. Poi abbiamo Wildart, Blazeman, Polimerizzazione, HR, Grattacielo, Un Eroe Sopravvive, questa è un'ottima reprint anche da giocare in Edison. Poi Sabathiel, Segnale dell'Eroe, Anello dell'Eroe, Contrattacco dell'Eroe, Tempesta, Electrum, Uomo Alato Selvaggio, Marineroid, Nova Master e basta. Poi, per quanto riguarda lo Structure di Bastion, abbiamo Drago Acquatico, Hyozanryu, Hydrogeddon, Oxygeddon, tanto per fare H2O, che cosa bella. Devo ammettere che l'idea di creare delle carte a tema molecola dell'acqua è molto carino. Poi abbiamo carta Jurak che lui non gioca, poi Dogoran, che questa esce anche Secret, quindi ottima, poi Drago Acquatico Grappolo, Duoterion, poi Ririoku, Pergamena, Un Oceano Leggendario, Legame H2O, Legame D2O, non so che cosa sia, poi Fossile Vivente, Sigillo Maledetto della Magia Proibita, Legame DHO, Descoala, Maga Bianca Pikeru,
Wombato Death, Drago di Ghiaccio e Fiamma, Koala Marino, carte che lui ovviamente non gioca, Nuvola Rumorosa del Serpente Tempesta, poi Quinta Speranza, probabilmente stava nell'altro strutture e si sono mischiate le cose. Vabbè, poi Dispositivo di Apprendimento Usa e Getta, Cerchio Incantatore di Picheru, Guerriero Ulfroid e Necroid. Ho la netta sensazione si siano mischiate le carte di mazzi, eh? Così, ragazzi, mi dispiace, ma il legame di HO non esiste. Mi dispiace. Adesso andiamo ad aprire anche questi altri e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualche promo decente. Allora, ovviamente, prima di tutto, e per allungare questo video, vi faccio vedere il playmat. Ah, che è per giocare in due, va bene. Ed è bello, brutto. Fortunatamente non dovrò mai più vederlo, perché andrà direttamente nel cestino. Adesso andiamo alla cosa succosa, le promo secret, cazzo. Andiamo col primo. Abbiamo un Ben Suijin Secret, che diciamo non è quella che volevo. Ho visto una fusione. Allora, che comunque ragazzi, le carte da Speed Duel sono bellissime. Abbiamo Suijin. Guerriero Ulfroid, Secret, molto bellino anche questo. Poi abbiamo Drillroid. E spero o Aero Live o Bubbleman. Suijin, che palle, che palle. No, Kazejin, ragazzi, scusate. Sono un po' arrabbiato perché, ovviamente. Andiamo col secondo. Speriamo di trovare qualcosa di umano. Abbiamo Kazejin, Super Veikroid Jumbo Drill, cioè bellino, ma ce l'ho Ultimate in prima. Poi abbiamo Guardiano del Cancello, molto bello, ma ce l'ho da predoni metallici in prima. Dai, ma siamo seri? Neanche un Bubbleman o un Aero Live? È vergognosa come cosa. E io come lo gioco il mio Bubble Beat alla massima? Scusate. Abbiamo Drillroid. Un altro guardiano del cancello. Un altro Ulfroid. Grazie a Dio un Doragon Secret. Bellissimo Doragon, eh. Cioè, molto più bello di quello classico. Però cazzo, sarebbe stato figo fare il playset, eh. Però, diciamo che la fortuna a sto giro non è stata dalla mia parte. Soprattutto perché, adesso non è per dire, ma c'ho Kazejin e Suijin. Mi manca Sanga del Tuono. Cioè, neanche dicevo, li posso mettere in collezione perché sì. No. Mi manca Sanga del Tuono. Porca troia. Che sfiga. Sto giro è andata meglio a Luca. Vabbè. Una volta per uno, ovviamente. E va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di Speed Duel. Cioè, lo vedete come un gioco fatto e finito? Oppure solo come un prodotto per reprintare roba che poi alla fine si gioca nel formato attuale? Detto questo, ragazzi, statemi easy. E noi ci vediamo sempre qua. Forse domani, se mi gira bene, con un nuovo video. Ciao a tutti.